Ha mantenuto la promessa il direttore di Adrebus Massimo Benedetti che, dopo aver ascoltato l'appello lanciato su Fano TV da un gruppo di anziane residenti nel quartiere Poderino, si era preso l'impegno di valutare le linee attive e gli orari di passaggio degli autobus. Infatti, negli ultimi mesi l'azienda aveva apportato delle modifiche alla programmazione e le signore ci avevano raccontato di impiegare circa un'ora per raggiungere l'ospedale e altre zone della città, con non pochi disagi. Ci si arriva tardi perché bisogna prenderlo un'oretta prima per arrivare più o meno in tempo, ha capito? Ma non è una ragazza di 20 anni, quanto meno ce ne avevo tante, le gambe in fan, quelle, insomma ci vuole un po', no? Ci vuole. Allora lei capisce che è un po' scomodo, così è scomodo. Prima dell'emergenza sanitaria non era così. No. Erano due, al Pincio su, non erano proprio comodi, al mare, dappertutto. Dopo tre quarti d'ora che giri un po' il pullman, vai al mare. Da Mulletto. Dopo questa intervista andata in onda nel telegiornale del 15 luglio scorso, seguite da una dichiarazione del direttore generale, l'azienda ha valutato il problema e ad annunciare le buone notizie è proprio Benedetti. Ogni promessa è un debito, quindi il 14 settembre le signore che avevano richiesto una particolare e maggiore attenzione per il trasporto pubblico all'interno del quartiere troveranno una novità, che è quella che oltre ai servizi attualmente esistenti vedranno transitare anche una nuova linea lì, che è la 4, che va sia verso Carignano, quindi, ma anche naturalmente il collegamento di ritorno, che li collegherà anche ad altri quartieri della città, quindi avranno sicuramente più possibilità di movimento e non avranno comunque il problema di fare un lungo tragitto a bordo per andare e ritornare da casa. Quale sarà la nuova linea? Si chiama la 4 quando va verso Carignano, la 3 quando va verso Caminate, quindi attraversano queste linee, attraversano in qualche modo anche la città, andranno al mare, insomma possono veramente utilizzarla con più tranquillità e soprattutto con più possibilità di potersi muovere all'interno della città.